Ciao a tutti, mi chiamo Marco Brusa e oggi guardiamo alcune indicazioni su questa romanza dal metodo di Johann Caspar Merz. Johann Caspar Merz è un autore vissuto nei primi anni del 1800, 1806, 1856, ci sono soltanto 50 anni. Allora, di questa romanza tratta dal metodo, io ne ho solo questo foglio. Perché? Perché l'ho recuperato da una ragazza che lo stava studiando, che era un allieva di un del mio collega di chitarra, Marco Adorna, a Omigna. E mi è piaciuto molto questo brano e ve lo propongo, lo studiamo assieme. Allora, vediamo alcune indicazioni. Inizia all'inizio, c'è scritto piano ed è un adagio, quindi si, do, si, cerchiamo di far cantare la melodia. Ecco, qui subito in seconda battuta io faccio questo. Mi, re, do. Cioè sentite che la continua a risuonare, quindi vado a stoppare. Mi, re, do. Quando suono questo appoggio il pollice. Appoggio il pollice, adesso non so se si vede, vediamo un po' se riesco ad abbassare un pochino questo senza far cadere tutto. Questa. Allora, vi faccio vedere. Re, do. Poi mi appoggio il pollice sul La, ok? Poi Si e La, Mi, Fa, La, e anche in questo caso La, Sol, Fa, Mi, ok? In questo caso suono l'accordo di Si settima e vado a stoppare il Mi, ok? Che abbiamo suonato prima. Poi, di nuovo stessa frase di prima, Fa, Mi, sotto quel Re, cioè, Fa, Mi, c'è solo il Re, e allora io uso il retro della mano, metto il minimo sul Re, Sol, Fa, Mi, Re, e il retro della mano lo uso per stoppare le altre note, quindi Sol, Fa, Mi. Poi quindi La e poi il Do di basso viene stoppato, quindi io ce lo riappoggio sopra e suono Si, Do, ok? Quindi appoggio il pollice, Si, Do, ok? Poi qua il basso è da tenere, quindi Re da lasciare vibrare, Sol, Si. Ecco, sotto il Si, l'ultima battuta della prima riga, Re, Sol, Si. Il Si è da solo. L'unica nota che suona ancora, che potrebbe... Re, Sol. L'unica nota che potrebbe risuonare ancora è il Re. E io il Re lo stoppo con la mia mano destra. Ok, quindi la vostra sinistra. Re, Sol, Si. Ok, vado a pulire i suoni. Anche perché c'è una pausa sotto quella... Una pausa al basso. Quindi... Re, Sol, Si. Ok, vibrato qui sulla sesta corda. Poi, accento, quindi Si, 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 Do, Si. Questo Si è suonato piano, questo interno. Quindi, Sol, Mi, Si, Si, poi Si, Si, Si. Stessa cosa, accento, Si. Poi queste terzine, che se il tempo è Si, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Si, Do, Si, Do, Sol, Fa, ok? Che è Sol, Fa, diesis, 4, 2, Sol, Fa, Mi, Re, poi Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Si, Do, Do, ok? Anche in questo caso abbiamo Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, e poi vado a stoppare con il pollice, Re, Do. Quando vado a suonare la corda di La, vado a stoppare la corda di Mi, quindi Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Si, Do. Poi stessa frase come l'inizio, Fa, Mi, Re, Do, Do. E anche qua vado a stoppare La. Poi proseguo in questo modo. Qua partiamo piano. Mi, Re, Do. E piano qua La, Sol, Do. Qua è forte. Mi, Mi, Sol, Fa.
c'è stoppate il basso, e in realtà stoppiamo tutte, e che in alto viene a cantare do, si, si. Ok, e io in questo caso faccio sempre come ho fatto prima, col mignolo, e poi con la mano vado a stoppare il retro delle corde, quindi do, si, fa, e poi di nuovo più piano fa, si. Ecco, qui nella ultima riga, le ultime quattro battute, allora quart'ultima e terz'ultima, allora abbiamo si, do, si, si, poi abbiamo fa, sol, mi, cioè fa, sol, mi, e invece la seconda volta fa fa, ok? Attenzione che nel primo caso c'è, non c'è il puntino, nel secondo si, quindi si, fa, sol, mi, poi do, piano, la risposta, fa, e poi forte qui, guardate, a dodicesimo tasto andiamo a prendere questo mi e facciamo mi. Quando mettiamoci a correre in quest'ultima parte, se il tempo è questo, si fa, do, do, si fa, su questo tempo, poi mi, ok? Magari possiamo anche avere, okay? E poi nel finale, mi minore, abbiamo il mi con il 2, quindi fate cantare il basso, mi, sol, mi, sol, ok? Bello forte, bello potente. Bello, non lo conoscevo questo brano, e mi è piaciuto molto, quindi ringrazio Giulia, che Ravizza, che mi ha fatto sentire per la prima volta questo pezzo, e ovviamente il mio collega Marco Adorna, che mi ha dato la fotocopia di questo brano, che mi piace molto. Se anche voi è piaciuto, mettete un like a questo video, seguitemi perché ci saranno altre lezioni di questo tipo. Grazie, a presto, ciao!